Salve a tutti ragazzi e bentornati su Brex Games, sarebbe il nome del canale. Stavo per dire Brex e Leon, capito? Vabbè, a volte c'ho questi problemi di io sono Brex e Leon. Sì, nel caso giusto per ricordarcelo. Giusto per ricordarcelo. E io non so, Leon, se tu ti ricordi, tempo fa abbiamo trattato un gioco che poi è diventata una piccola perla del nostro canale, che in pratica ci siamo svegliati in una specie di metropolitana oscura dove c'erano zombie marrone che aleggiava nell'aria. Era un indie game. Certo. Abbiamo incontrato poi il fantasma di Richard Benson. C'era una scatola nell'angolo, come l'abbiamo toccata e partita la discoteca. Sì, ah sì, me lo ricordo, sì. E si chiamava Without My Emotions. È vero, sì. Bene, esatto. E ad oggi giocheremo a Without My Emotion 2. No, non ci credo. Hanno fatto il seguito. Sì. No, c'è scritto 3. Ah, c'è anche... No. No. Non dovevo leggerlo, però l'ho letto. Hanno fatto 2 seguiti. Ma... sono curioso, sinceramente, perché cioè finiva con la discoteca così, quindi qua adesso vedremo il seguito della discoteca, no? Cosa c'è dopo la discoteca? La sbornia e risvegliarsi senza ricordi. In teoria sì, però vediamo. No, l'icona non è la stessa, questa volta c'è... sembra un vigile nazista. Ah, è vero, sì. Non so se l'ha rubata da Wolfenstein. Oddio, può darsi, eh? I temi sono quelli. Ecco. Ovviamente. Made with... Ormai mi sono stancato di dirlo, cioè... Cos'è? Come si pronuncia? Perché io non lo so pronunciare. Nrpatb. Questa musichetta... Nrpatb. Nrpatb? Menù credo ci sia scritto. Ah no, menù qui sopra, menù. No, meho. Mehio. 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 Start. Penso, sì, play, insomma. Allora, qui abbiamo The Power Up, che allora, è... Allora, però qui in inglese l'ha scritto. Ok, premi per interagire. Ah, oddio, a volte il tasto potrebbe non funzionare. Cioè, l'ha proprio scritto, vedi? A volte il tasto ad un primo... ad una prima pressione non potrebbe non funzionare. Quindi ci devo andare giù di violenza. Infatti. Sai che non abbiamo lanciato la sigla? Hai ragione. Parte adesso, sì. Guarda, sì. È partito, dai. Questa musichetta tutta... Without allegra. My Emotion, ricordiamoci. Sì. Cioè, vi lasciamo il cliccabile qua in alto, eh? Sì, sì, infatti. Allora, vedi, li prendi tante volte. Se... c'è la musichetta fiera, proprio. Sembra da spiaggia. Sì, infatti. Da cocktail. Sì, sì. Giornata di sole. Without My Emotions, però, ricordiamo. No, allora... no, la porta non funziona. Ah, non è che non si apre, la porta non funziona. Non funziona, esatto, il tasto. Non funziona neanche questa porta. Ma sono poster? Piramide egiziana, perché? Ah, forse sono altri giochi questi. Sì. Ci scommetti? Questo qui l'ho già visto dallo stesso sito dove l'ho scaricato il gioco. Lo sapevo. Caligula. Trappola for shower. La trappola per la doccia. No, non ci credo. Adesso lo vado a cercare e lo scarico. Sì, sono curioso anch'io, veramente. Ah, ci mettiamo a fare le pulizie. Se puoi interagire, sì. No. Però non credo. Ma siamo in un ufficio postale. Cioè, siamo qua dal nulla. Quindi dopo la discoteca ci ritroviamo al lavoro, no? Giusto? Ovviamente. Finita la pacchia si torna al lavoro. Ecco, questo è il prossimo posto delle vacanze. Eh sì. Un lago per andare a pesca. Quindi il 3 sarà ambientato lì. È vero. Questa intuizione ci voleva, bro. Boom! Io mi aspetto che da un punto all'altro si fermi la musica e Sono io o il pavimento è stato scambiato con il muro? Perché io i pavimenti così a mosaico di solito li vedo nei muri, no? Forse sono io che Sì, effettivamente questo è un parcheggio. Capito. Quindi hanno messo la texture del muro sul pavimento? Mi sa di sì, perché anche le pareti di solito queste mattonelle sono più da pavimento. Allora, qui abbiamo due strade.
un di là o di là? Da parte penso che sia un giro tondo. Sì, infatti, penso anch'io. Oddio, sai cosa mi ricorda questo? Ti ricordi quel gioco che c'era una stanza rossa con un pianoforte ed era soltanto un giro tondo? Sì, con le sì, pareti sì, messe sì. malissimo. Me lo ricordo sì, il titolo non me lo ricorderò mai. Però il gioco me lo ricordo. Era... La musica si è no, fermata. No, si è perché? Perché adesso comincia il banco. Comunque si chiamava la residenza... è partito il loop. Si chiama comunque la residenza dei residenti. Ma cosa, quel gioco sì, lì? No. La residenza dei residenti. Perché? Cioè non puoi interagire con nulla praticamente. Perché ci sono delle ruote messe a caso? Allora di sotto ma c'è la nostra macchina. Questa ovviamente. Di sotto c'è il fucile a pompa nelle macchine di polizia. Stereotipo americano. Eh sì, infatti. È un parcheggio, quindi. Ah guarda, c'è un bottone, una scritta. Che potrebbe non funzionare. Oddio! Il no, pedone! Alan Flora! Alan Flora. Questa è la ditta del dopo pulizia, lo vado a cercare. Cioè, sì, sì. Se c'è lo metto sì, nel sì, video. Mettilo. No? Ah, non possiamo uscire dal parcheggio, però lì c'era un bottone. Examina e vabbè, e premi on the switch. Premi de E. Non premi E. Premi il E, esatto. Il, sì, e premi esatto. Il E esatto. On the switch per scambiare. Se funziona. Oddio, ha funzionato. Eccolo. Ah. No, io rivoglio la musica. Ovviamente non funziona più. Però è la torcia o sono le luci? Sono le luci. Perché il nostro personaggio ha una visione. Dopo aver assunto delle droghe, un miscuglio di droghe vero. Che hanno fatto l'effetto raggiungere. Ora sta ritornando all'altra serata, capito? Sì. Vabbè, ovviamente nel video lo schiarirò un po'. Sì, anche perché non si vede quasi nulla. Io abbasso un attimo perché se c'è un jumpscare. Sì, infatti. Sparato. Oddio, perché? C'è dentro qualcuno. Cioè, le luci così proprio. Ah, si sta aprendo il portellone. A me sembra qualcuno che stava applaudendo velocizzato. Cos'è la chiesa? L'inno della chiesa questo. Bunz, me l'aspetto, Ma secondo me appena sali succede qualcosa. No, prima deve apparire il cos'è? Oddio, la scatola. Che ci fa la. C'era anche prima quella scatola lassù? No. Tutto come prima. Eccola. Qualcuno sfonda. Ah, cioè la sfondata proprio così, capito? Proprio preciso, proprio. Cioè, senza nemmeno. Con righello. Sì, proprio si è messo lì col millimetro, a millimetro. Bellissimo. Laggiù in loop. Cioè, quel pezzo lì solo illuminato. Che amore. Ma chi è? Oddio, questa risata qui l'hanno rubata da Doom 3. Sì? È uguale, Allora, ormai non mi stupisco più di nulla, però. È una porta di legno. Brillante. Perché il legno brilla al buio, lo sapevi, giusto. Dove vivi? Ah, dal bagno! È quello del gioco di prima. Cioè, dal bagno è uscito così. L'abbiamo spaventato. Dal gabinetto. Eravamo noi il mostro dell'altro gioco. Si faceva la vasca, si faceva. Ma non lo dobbiamo lo dobbiamo seguire. Ah, si è dato fuoco, cosa ha fatto? Sì, però senza. Ah, è un camino. Si è dato fuoco, cioè, così. Cioè, quello è un camino oppure, cioè, non si capisce. Cioè. No, aspetta, allora. Ma perché? Ho toccato le fiamme e sono morto, c'era il mostro dall'altra parte, ma mi ha ucciso un mostro che non era presente in quel momento. Esatto. Cioè. E si è bloccato il gioco. Sì. No, aspetta. È comparsa la classifica. È un po' lento con i. No, dall'inizio. Vabbè, ma adesso sappiamo vabbè, cosa. Vabbè, tagliamoci, rivediamo. Sì, sì. No. Vacci addosso. Oddio, no! Non ci credo. È entrato in bagno? Ma dove è sparito? Cioè, è entrato nel muro praticamente. Sì. Che cazzo. Cioè, è entrato proprio così di prepotenza. Vabbè, allora noi dobbiamo praticamente andare di qua.
Però non avendo una vita. Ma chi è? Ciao. Così proprio. Ah, ti ha abbracciato, ti vuole abbracciare, capito? Ti vuole bene quella persona. Ma il fatto è che se mi beccano devo ricominciare da capo. No! No, il labirinto. Labirinti al chiuso, li odio. Anche perché sono tutti uguali, non c'è neanche un simbolo, un segno per ricordarsi. Ecco. Ah. Oddio! Le colonne, quelle dell'altro gioco, ti ricordi che c'erano le scatole? Cioè, mi ricordo le colonne che c'erano, ma non mi ricordavo proprio così. Adesso bisogna trovare la scatola nell'angolo che dà via alla discoteca. Che cos'è? Ma cos'è? Esplode? Sono dei tuoni, cosa sono? Dei fulmini? Cioè, così, dal nulla appaiono. Dici che muoio se la tocco? Belli, oddio. Fulmini 2D. Sì, billboard. Bellissimo, proprio. No. No, non succede nulla. Cioè, non è un labirinto, è un quadrato così. Un quattro pareti in croce. Ah, sì, eccolo. La mia intuizione si è spostata la fiamma, capito? Sì. Però io ho paura. No. Sì, ma cos'è un tubo? Ah, guarda. Ah, il mostro ha preso fuoco. Te l'ho detto, si è dato fuoco. Ok, sì, ci passo sotto. Oddio. Ma puoi saltare? Ma sono un nano. Guarda, devo saltare gli scalini, letteralmente. Perché cioè, sennò... siamo un palumpa praticamente. Un che? Un palumpa, quelli di della fabbrica di cioccolato. Ah, è vero. Ma dove vai anche te a pescarle queste cose? Guarda, sono diventato ancora più nano di prima. Vedi che il naso rasenta il pavimento? Cioè, ma sei alto 30 centimetri praticamente. Sei un bambino, capito? Vedo... No, mi sembrava di vedere degli occhi verdi in fondo laggiù. Le pareti. Adesso spunta lo scheletrino. Ah no, mi sembra. Lo scheletrino quello lo che. Lo stesso modello, sì. Quello che arrivava a sparare. Ah, forse la cassa che fa partire la discoteca. Sì, la voglio, è mia. Punz. Gli armadietti come. No, gli magari... scaffali come muro, bello. Magari è la stessa traccia del gioco precedente. A me. Sta a vedere, eh? No, no, non è una è un bottone. Cos'è? Ma sembra successo. Un missile, una capsula criogenica, una testata nucleare. Sì, infatti, cioè. Un magnete. Cos'è? Forse si è aperta quella porta all'inizio, cioè all'inizio, nel labirinto, forse. No, dici che devo forse, tornare là, no. Round the parking. Devi correre al parcheggio. Corri. Non ti girare, No. Corri e basta. Passa dal basso. Ok. Il parcheggio era qua a sinistra. Sì, a sinistra. Ok. Che c***o? Barili a caso. Sì, così proprio. Anche quelli luminosi. Io mi sto aspettando un jumpscare, però non so bene quando, quindi questo mi mette un filino d'ansia. Ok, ci siamo. Cioè, non perché il gioco mette ansia, ma perché mi sto aspettando una cosa che non so quando sono accade. Sono viola le luci ora, vedi? Ma anche prima era viola. Ah, si è aperto! Cioè, no, è aperto. Un televisore! Oddio, cos'è? Fa male agli occhi, vacci dentro. Cosa? Abbiamo vinto. Music, play now. È finita, ok. Ah, beh, una canzone, Silent Partner, Walking the Dog. Aspetta, dov'è? Una canzone, una musica. Ah. Forse è questa. Forse sì. Che l'hanno messa alla fine del gioco. No, però aspetta, c'è scritto Play Now questa. Ah, mi sa che è questa. Cioè quella che è riprodotta adesso. Vabbè. Mi sa che comunque, ma un po' deluso questo Without My Emotion, un gioco senza emozioni. Sì, infatti. Cioè... Anch'io ora in questo momento sono senza emozioni, capito? Io però mi aspettavo la discoteca. Anch'io. Ah, alla fine te l'hanno messo, senti? Però il seguito come sarà, visto che c'è il trailer? Lo vedremo nella prossima subito. Puntata. Subito. No, subito no. Se lo carichiamo immediatamente, finito di vedere questo è già quell'altro. Da 5 minuti. Registriamolo. Cioè, esatto. Giochiamo. Non è video istantanei, sono su YouTube ancora prima che il video sia terminato. Esatto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Che per colpa sua sapete già qual è. Esatto. Vabbè, dettagli.